Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video, signori, ci siamo. Pokémon Luna, gioco completo, mamma mia, da quanto aspettavo questo momento. Non vedevo l'ora di mettere le mani sul gioco, ovviamente dopo aver giocato la demo, perché signori, questo gioco si prospetta un qualcosa di spettacolare. Soprattutto la settima generazione, cioè sembra davvero una generazione fighissima. Quindi signori, so già che ci perderemo in chiacchiere prima di iniziare il video e voglio solo dirvi una cosa importantissima, perché la serie non arriverà qui sul canale, però se me la richiederete in tantissimissimi potrei pensarci, però per il momento non arriverà alcuna serie. Quindi, detto questo, iniziamo insieme i primi minuti di storia del gioco e poi ovviamente vi porterò anche degli altri video su richiesta oppure chissà, magari dei video mirati o delle videoguide. Quindi signori, direi di iniziare subitissimo, scegliamo la nostra lingua, ovviamente italiano, ed iniziamo il gioco. Vediamo un pochino cosa succede. Impostazioni selezionate, perfetto. Arriva una chiamata dal professor Kukui della regione di Alola, vediamo che abbiamo comunque già conosciuto nella demo. Eccolo qui, Big Bang attacca tutti, mi raccomando. Aspetta solo un secondo, vediamo. Lui sempre fighissimo, tra l'altro. Oh là, buonasera, in realtà sarebbe Alola comunque. Il gran giorno si avvicina, voglio dire, il giorno del tuo trasferimento ad Alola. Da Kanto, signori, da Kanto. Quindi, la regione di Alola è un arcipelago isolato nel bel mezzo dell'oceano. Deve essere per questa sua particolarità che è popolata da Pokémon così unici. E quindi sì, anche ad Alola vivono davvero un sacco di Pokémon. Lui è una Pokéball lì, I Pokémon sono creature straordinarie, sai? Vediamo. Un Rockruff, così, un Rockruff selvatico. Puoi trovarli dappertutto, nell'erba alta, nelle grotte, nel cielo e nelle profondità del mare. Qui ad Alola amiamo i nostri Pokémon, viviamo in armonia con loro e ci aiutiamo a vicenda. Inoltre i Pokémon sono compagni fidati degli allenatori e lottano al loro fianco. Rockruff, adesso non posso, giochiamo quando hai finito. Ok, mi raccomando Rockruff, fai il bravo. Anzi, dai una testata, per favore. E siccome devo presentarti al resto dello staff, mi rinfrescheresti un po' la memoria, tipico di ogni professore. Intanto dimmi, qual è la tua foto? La mia foto? Questa foto, perfetto, questa foto. Beh, io direi che fra queste quattro, è sicuramente la seconda. Quindi questa, giusto? Sì. E ora ricordami come ti chiami. Allora, solitamente, dov'è il pennino? Non ho più il pennino. Eccolo qui, si è andato a nascondere. Solitamente nei giochi Pokémon mi chiamo sempre Gianfri, che alla fine Gianfranco è il mio nome. E me lo porto, tra l'altro, da tantissimo... No, il mio nome me lo porto da tantissimo tempo, è ovvio. Mi porto il nome Gianfri nei giochi Pokémon da tantissimo. Quindi andiamo a scrivere Gianfri. Perfetto, tutto a posto, non ho sbagliato nulla. Gianfri, giusto? Sì, perfetto. Vediamo. Ora ti ho ricordato anche il mio nome, perfetto. Comunicherò a tutti i dettagli del tuo arrivo. Gianfri, Guardate Rockruff e l'altro che non ricordo come si chiami. È un nome che esprime l'energia che c'è in te, colpisce come un fulmine. Mamma mia, che nome. Bene, allora ci vediamo ad Alola. Non vedo l'ora di conoscerti di persona. Big Bang Attack anche a te. Non devi salutare così, devi salutare così. Ecco, spegni. E quindi siamo noi che stiamo guardando dal computer. Gianfri, vieni a darmi una mano con gli scatoloni. Ok, mamma, arrivo subito. Tanto lui stava dando un'occhiata a qualcosa. Credo sia una sorta di giornale questo. Sì, vediamo, vediamo.
signori, Pokémon Luna. Mamma mia, intro fantastica, ma non ci ho capito nulla, non ci ho capito nulla. Ma va benissimo, tre mesi dopo, vediamo cosa è successo tre mesi dopo. Alola, ripresa dall'alto, molto, molto bella. E tra l'altro è notte qui ad Alola. Beh, vediamo, perché anche qui non è giorno. Comunque, allora, molto, molto figa, mamma mia, quanto è bella Alola, mamma mia. Allora, ci sono bambini che corrono con un Rockruff, si sentono anche i versi. Questa è casa nostra, la ricordo dalla demo. La ricordo perfettamente, ho visto anche gli scatoloni. E quindi nostra madre, eccola qui, nostra madre, con un Meo. Ah, che luna meravigliosa, che pace qui ad Alola. Probabilmente in Pokémon Sole invece ci sarebbe stato il sole e lei avrebbe detto che sole meraviglioso. Ok, abbiamo ancora parecchio da fare. Bisogna sistemare gli scatoloni. Ma io mi immagino un giorno un Pokémon mare, per esempio. Un Pokémon mare con loro che vivono in mezzo al mare. Che mare, vabbè. Meo, va a chiamare Gianfri. Vieni Meo, vieni per favore. Guarda quanto è figo Meo, raga. O Miao, come volete chiamarlo. Per favore, non mi tempestate nei commenti per quanto riguarda i nomi. Quindi, camera nostra, molto figa. C'è una Wii U bianca, anche se io ce l'ho nera, ma comunque, lasciamo perdere. Mi dovete far scegliere anche il colore della Wii U. Sì, è una Wii U. Sì. Non è una Switch. Comunque, ovviamente dormiamo da grandissimi dormiglioni. Ecco, ci viene a svegliare Meo, vediamo. Guardate come fa lui, guardate. Ci chiama proprio così, eh. E noi non facciamo nulla, però se mi muovo, ci svegliamo. Se mi muovo, ci svegliamo. E possiamo camminare, signori, possiamo camminare. Diamo un'occhiata un pochino in giro nella stanza, dai. Allora, vediamo questo scatolone. Questi scatoloni sono pieni di roba da sistemare. Perfetto. Possiamo riaddormentarci? Senti un dolce profumo. E lui si rialza, probabilmente sarà il caffè, qualcosa del genere. Gianfri legge il manuale che gli ha regalato suo padre. Regola numero 1 dell'avventura. Con il pulsante X si apre il menu. Regola numero 2, salva i progressi di gioco con salva. Vediamo, boom, e si apre il menu con salva ed opzioni. Andiamo a cambiare un attimo le impostazioni. Con velocità del testo, veloce. E sì, per il momento questi tasti, cioè queste impostazioni vanno più che bene. Abbiamo anche un mappamondo e si vede anche Kanto che è lontanissima da Alola. Bambola Pikachu, perfetto. Una console Wii U con lo schermo. Ovviamente con il gamepad, volevo dire. Abbiamo anche l'orologio. Il cuscino dito. Questo è un dito cuscino. Ok. E il Poké Gingillo sono tutti graffiati. Opera di Meo. Grande Meo, grandissimo. Parliamo anche con lui. Ok, ci dice una discussione molto accesa, molto. Vabbè, lasciamo stare. E quindi casa molto carina. Molto molto figa. In pieno stile Alola, tra l'altro. E quindi, hai fatto una bella dormita. Sembravi proprio un piccolo Snorlax. Ti senti riposato adesso? Insomma, scommetto che non vedi l'ora di partire alla scoperta dei Pokémon di Alola. Tanto sì, stiamo registrando, fortunatamente. Ma certo, no, perché sto ancora dormendo lì? Non sto nella pelle per te, vediamo. La regione di Alola è davvero un paradiso incontaminato. Per questo attira tanti visitatori. Sono certa che anche i Pokémon che vivono qui sono adorabili. Suonano le campane? Oh, il campanello, non le campane in realtà, attenzione. Deve essere il professor Kukui. Vai a vedere Gianfri. Ok, quindi la nostra prima interazione probabilmente sarà andare a aprire una porta. Lui già entra, cioè, cosa suoni il campanello se mi entri così? Cosa? Spiegamelo. Scarpe verdi, tra lui con un outfit proprio è sobrissimo, bisogna dirlo. Ciao Gianfri, è un vero piacere conoscerti di persona, io sono Kukui. Il viaggio deve essere stato stancante, ma finalmente sei qui. Come va il jet lag? Alola non è esattamente a un tiro di schioppo da Kanto, lo sappiamo. Visto che è bella la luna, è così romantica, sembra di essere in un sogno. Ok. Ah, caro professor Kukui, siamo arrivati ieri e già ci sentiamo a casa. Metto le parole così a caso, va bene.
Ecco la padrona di casa, è un po' che non ci si vede. Benvenuta da Lola. Ok. Sono proprio contenta di rivederti. Ricordo ancora le tue sfide con i capo palestra. Capi palestra, in realtà, di canto. Quante emozioni. Fu allora che mi innamorai dei Pokémon di Alola. E alla fine ho deciso di trasferirmi qui. Non è che ti sei innamorata di qualcun altro, tu. Va bene, lasciamo perdere. Già, e chi se lo dimentica? Ero lì per fare delle ricerche sulle mosse dei Pokémon e i capo palestra del luogo mi hanno dato delle belle lezioni. Me lo aspettavo. Gianfri, ti va di accompagnarmi al viaggio, al villaggio vicino, no? Al viaggio vicino. Vediamo, ti farò conoscere il Kauna dell'isola. Chissà, magari ti darà anche un Pokémon. Il Kauna sarebbe praticamente il capovillaggio alla fine. Ecco, vediamo, il Kauna dell'isola. Vediamo, allora, il Kauna dell'isola è un allenatore esperto, come pochi. Diciamo pure che è praticamente imbattibile. A Lili, i ragazzi e le ragazze pronti ad avventurarsi sulle isole ricevono il loro primo Pokémon da lui. A Lili, quindi l'isola dovrebbe essere proprio Lili. Il Kauna dell'isola gli darà un Pokémon, ma è meraviglioso. Ok. Quindi, hai sentito Gianfri, vatti a preparare, negli scatoloni in camera dovrebbero esserci, vabbè, il tuo cappello e la borsa. Non dimenticarti di dare un'occhiata alla guida avventura. Non mi interessa per nulla, quindi andiamoci a prendere il cappello e la borsa. Qual era la mia stanza? Era questa qui? Ok, sì, è questa qui, perfetto. Prendiamo la borsa e il cappello dallo scatolone. Vediamo. Animazione fighissima. Guardate anche la cutscene che noi abbiamo il cappello e la borsa. Bello, fantastico. Ok, che sta durando un pochino troppo però, Guardate quella bambola Pikachu com'è bella lì dietro, mamma mia, ce l'avessi io. Allora, si fanno le grasse risate con me o gli staranno ridendo addosso purtroppo, mi dispiace. Bene, vedo che sei pronto per la tua avventura, ok. Non preoccuparti, vai pure. Quando tornerai con il tuo nuovo Pokémon troverai tutto in ordine. Però, bel cappello. Non mi fa premere, ecco, perfetto. Ma e noi abbiamo già un Pokémon, abbiamo un Meo, perché non utilizzare lui, no? Comunque, scherzavo. Probabilmente lo utilizzeremo anche. Tua madre non vede l'ora che tu riceva il tuo primo Pokémon, eh? Bene, andiamo allora, destinazione Lili. Il Kauna dell'isola ti darà un Pokémon. Andiamo a vedere questo Kauna che Pokémon ci darà, che poi lo sceglieremo noi. Quindi, usciamo e vediamo Alola. Allora, dovrebbe essere identica, o almeno la prima zona dovrebbe essere identica a quella che abbiamo visto nella demo. Ah, potevamo muoverci, non me ne ero reso conto. Chissà, ci sarà un Greninja qui? No, non c'è un Greninja. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Ehi, da questa parte, ok. Ovviamente siamo andati dalla parte opposta completamente. E noi ci troviamo, non lo so, al punto massimo della mappa probabilmente, chissà. Eccoci qua, al limite volevo dire. Questa è la regione di Alola, un autentico paradiso per i Pokémon. Qui ad Alola le persone e i Pokémon vivono in armonia e si aiutano a vicenda. E con un Pokémon al tuo fianco potrai andare dove vuoi. Quindi sbrighiamoci, andiamo ad incontrare il Kauna dell'isola, ok. Forza, Lili è qui a due passi. Perfetto, si sale quindi verso l'alto. E mi sembra sia variata un attimino la mappetta, Però... Percorso 1, signori, il primo percorso. La tecnologia è davvero fantastica. Per uno scambio nella tua Pokémon con le persone che ti stanno attorno basta premere un pulsante. Ma vattene. Ragazzi, quanto è figa Alola. Purtroppo è notte e mi sarebbe piaciuto vederla anche di giorno, però è davvero fighissima. Allora che ne dici? Ti piace Alola? Sì, è molto molto bella. Quindi ne sono molto contento. E pensa che non hai ancora visto niente. Cosa vuoi farci? Guarda che abbiamo qui un allenatore entusiasta. Professore, mi consigli qualche mossa vincente? Vediamo quale gli consiglia. Sono sicuro che hai già in mente qualche mossa da usare con la tua fidata squadra. Facciamo così, quando il tuo Pokémon avrà imparato nuove mosse, lotteremo insieme. Ok, voglio lottare io contro di te e ti devasto poi, Allora, c'è una Pokéball lì, che dovrebbe essere uno strumento, e c'è anche un Pikachu insieme ad un'allenatrice. Vedi, puoi avventurarti nell'erba alta, in realtà non nell'elba, e catturare Pokémon selvatici, ma solo se hai un Pokémon con te. Ok. Dove sei, Kauna, che voglio il mio Pokémon? Dove sei? E quando avrai una squadra di Pokémon, potrai anche affrontare gli altri allenatori. Vai, Yungus. Ok, c'è la sfida Yungus contro Meo di Alola, se non sbaglio. O è un Meo? Non riesco a vederlo bene, vediamo. No, mi sembra Meo di Alola.
Quindi, ehi ciao, tu sei di nuovo qui, vero? Spero di sfidarti prima o poi. Come vedi, i Pokémon ti danno l'opportunità di conoscere altre persone. Bene, eccoci arrivati. E quindi dovremmo essere a Lily. Mamma mia, comunque è una faticaccia, portare un walkthrough della storia Pokémon. In realtà, un episodio almeno della storia Pokémon. Perché bisogna leggere tantissimo. Quindi, siamo a Lily. Questo è il villaggio di Lily. Ok. Qui si venera Tapu Koko, il Pokémon protettore di Melemele. Bellissimo. Vediamo, allora, possiamo muoverci? No, che strano, non c'è, eppure dobbiamo incontrarci qui. Forse si è diretta al sentiero Maalo, al nord del villaggio. Da quelle parti c'è un tempio legato al culto di Tapu Koko. Gianfri, andresti a cercare Kauna dell'isola e rimangono i paraggi nel caso arrivasse la mia assistente. Ok signori, e quindi ci siamo, giunti ufficialmente a Lily e quindi mi sembra che dobbiamo cercare... Allora, il Kauna e poi l'assistente di Kukui. Allora, parliamo prima con qualcuno. Mi piace un sacco l'erba alta. Non sai mai quali Pokémon ci puoi trovare. Mi basta essere vicino al mio Pokémon che subito mi scalda il cuore. Va benissimo. Allora, proviamo a cercare prima il Kauna, Quindi, parliamo con lui. Va bene, ci parla di Rockruff. Allora, vediamo in questa casa chi c'è prima di tutto. Eccolo qui, è lui il Kauna? No, non è lui il Kauna assolutamente, fermi tutti. L'aria fresca che entra dalla finestra mi fa sentire in pace e mi viene voglia di dormire. Va bene. Non è nemmeno lui perché è una donna, tra l'altro, lei. E non so dove trovare questo Kauna. Allora, se i miei calcoli sono esatti, non dovrebbe trovarsi in una casa. Ma forse potrebbe trovarsi qui sopra. Vediamo, Che cosa succede? Vediamo. C'è la ragazzina. Che c'è? C'è qualcosa che ti attira al tempio? Vediamo. Regà, lei probabilmente ha rubato qualche Pokémon da quel laboratorio, Andiamo a vedere. Io direi di seguirla proprio, dai. Seguiamola e vediamo un pochino dove ci porta. Sono curiosissimo. Sentiero Maalo. Va bene. Vediamo, Allora, facciamoci tutto questo sentiero che mi sembra di aver fatto anche già nella demo. Ovviamente off the screen. Vediamo. Punto interrogativo. C'è lei. Questa è una scena del trailer, se non sbaglio, Ah, non uscire dalla borsa. Se qualcuno ti vede sono guai. Ok. Quindi, saliamo anche noi le scale e andiamo a parlare con lei, perché probabilmente vuole dirci qualcosa. O forse ci dirà qualcosa, chissà. Lei corre? Vediamo. Signori, così improvvisamente un attacco da parte di degli Spearow, incredibili, realizzati benissimo, tra l'altro, è belli. Allora, vediamo lei cosa vuole. Dai che voglio scegliere lo starter, non so quanto durerà questo video, però devo scegliere almeno lo starter. Ciao, tutto ok? Ciao, chi sei? Vediamo. Ciao, tutto ok? Perché devo presentarmi con chi sei se siamo noi a parlare? Aiutami per favore. Salva Nebulino. Nebulino. È un Pokémon che si chiama Nebulino? Mug. Vediamo. Quegli Spearow l'hanno attaccato. Vorrei aiutarlo, ma ho troppa paura. Mi tremano le gambe. Come dobbiamo fare a salvare questo Pokémon senza un Pokémon? Non abbiamo un Pokémon, giustamente. Cade anche il ponte? Non ci credo. Mi sa che non dovevo correre. Proviamo ad andare... Bah, non so cosa fare.
signori, che eroi immensi siamo stati. Tra l'altro siamo stati anche salvati da Tapu Koko, bisogna dirlo. Quindi, meno male, sei salvo. Hai cercato di nuovo di usare il tuo potere, vero? Lo sai cos'è successo l'ultima volta? Non riuscivi neanche più a muoverti. Non voglio più vederti in quelle condizioni. Povero piccolino, quella volta tu mi hai salvato, ma io non so proteggerti. Mog. Ok, Mog. Vediamo. Che c'è? Vediamo un attimino. Mog Mog. Va bene. Una pietra, come brilla, sembra che emani una specie di tepore. Scusa, hai corso un grave pericolo per aiutare il mio piccolino. Va bene, ti ringrazio con tutto il cuore. Chi sei? Giustamente, chi sei? Domandiamoglielo, dai. Questa pietra è tua, vero? Non vuole dirci chi è, regà. Non vuole dirci chi è lei. Ok, Gianfri ottiene la pietra lucente. Ti prego, non parlare a nessuno di questo Pokémon. Mantieni il segreto, per favore. Torna dentro la borsa. Va bene. Senti, sono molto inquieta per questo piccolino. Ti dispiacerebbe accompagnarci fino alla piazza? Mi sentirei più tranquilla. Vediamo, accompagniamola, dai. Non so questo episodio davvero quanto stia durando, ve lo ripeto, eh. Però mi sa che faremo un altro episodio al limite. Quindi... Gianfri, eccoti, abbiamo il professor Kukui. Vedo che invece del Kakuna dell'isola, avevo detto Kakuna, vabbè, dell'isola, hai trovato la mia assistente. Quindi è l'assistente di Kukui. A quanto pare ho perso l'occasione di fare le presentazioni. Beh, meglio tardi che mai. Ecco, questa è la mia assistente. Sì, mi chiamo Lilia, o Lilia, va bene, lui è Gianfri. È arrivato ieri ad Alola e ha un sacco di cose da imparare, ma tu lo aiuterai, vero? Ok, mi aiuterà, certamente. Allora, conosci già il professore? Bene, sono felice di fare la tua conoscenza. Perfetto, vediamo. È tornato Ala, il Kauna dell'isola. Quindi è tornato colui che è stato scelto dal Pokémon protettore, l'allenatore più famoso di tutta Alola. E quindi, eccolo qui, il nostro Kauna. Vediamo. Guardate quanto è figo lui, tra l'altro, con quella camicetta aperta, gialla poi. Giallo canarino. Tutto bene durante la mia assenza? Sono il Kauna dell'isola, la mia presenza è spesso richiesta altrove. Lilia, è successo qualcosa? Ho visto Tapu Koko volare in questa direzione, ok. Signor Ala, il mio piccolino è stato attaccato da degli Spearow sul ponte sospeso e questo ragazzo è accorso in suo aiuto. Solo che il ponte è crollato e stavano per precipitare nel crepaccio tutti e due, ma il protettore dell'isola li ha salvati. Quindi, davvero incredibile, Tapu Koko ti ha notato, il protettore dell'isola è piuttosto capriccioso, devi averlo colpito con il tuo gesto. Kukui, questo ragazzo è coraggioso e ha un cuore d'oro, merita un Pokémon, ha la stoffa per diventare un ottimo allenatore. Piacere di conoscerti, sono Ala, il Kauna di Mele Mele, benvenuto ad Alola, il professore mi ha parlato di te, sono felice di incontrarti finalmente. Va bene? Bene, diamo un'occhiata ai Pokémon. E quindi ci sarà la nostra scelta? Ci sarà la nostra scelta. Abbiamo Litten, Poplio e Rowlet. Vediamo. Il primo è Rowlet, un Pokémon di tipo erba. Ok, ed è una sorta di gufetto. Il secondo è Litten, un Pokémon di tipo fuoco. Mentre il terzo è il bistrattatissimo Poplio Pokémon d'acqua. Ok. E io direi che in questo caso, quale Pokémon vuoi avere al tuo fianco? Ripeto, direi che in questo caso la mia scelta sarà Litten. Andiamo di Litten, va bene così. Vuoi scegliere il Pokémon di tipo fuoco Litten? Sì. E quindi scegliamo Litten. In questo caso, signori, quest'anno, o meglio in questa generazione, voglio scegliere lui, Pokémon Fuoco. Quindi si direbbe proprio che il destino abbia fatto incrociare le vostre strade. Otteniamo il nostro primo Pokémon. Cosa facciamo qui? Perché sta succedendo questo? C'è qualche rito propiziatorio? Vediamo. E adesso vediamo se Litten sceglierà te. Vediamo. Ci guarda con uno sguardo molto...
L'item sembra guardare Janfrey con una punta di curiosità. E quindi Lit. Dai, non vuole venire da noi, signori. Non vuole venire. Non ci vuole. Eccolo. Arriva, ci vuole, signori. L'item ha scelto noi e noi abbiamo scelto l'item. Fantastico, sollevi l'item con dolcezza. Certo che sono proprio cambiati i tempi, da dove sceglievamo il Pokémon e così era nostro e basta. E qui invece è anche il Pokémon che deve sceglierci. L'item sembra avere voglia di conoscerti. L'item ti ha accettato come suo allenatore. Siete fatti l'uno per l'altro, la vostra amicizia durerà in eterno. E quindi, vuoi dare un soprannome all'item? No, mai dare soprannome ai Pokémon. Soltanto in rarissimi casi. E quindi hai scelto l'item, dunque Mog. Questo Pokémon mi puzza. Quindi insomma vuoi stare un po' tranquillo. Lo so che il signor Hall e il professore ti proteggeranno da qualsiasi pericolo, ma sarebbe comunque meglio se stessi nella borsa. È proprio un bel Pokémon, abbine cura. Quindi Janfrey, ora sei un allenatore di Pokémon in piena regola. Voglio darti uno strumento prezioso, vediamo. Il Pokédex, il Rotom Dex, come vogliamo chiamarlo, è un dispositivo ad alta tecnologia che registra automaticamente tutti i Pokémon che vedi o catturi. Anche il tuo nuovo compagno, l'Iten, è stato registrato. Dai un'occhiata, vediamo. Il passaporto allenatore ci è stato dato. E quindi, ora Janfrey, perché non vai a far conoscere il tuo nuovo amico a tua madre? Ecco, non riuscivo a leggere. E quindi, signori, siamo liberissimi di muoverci, come potete vedere. Io direi che possiamo interrompere qui, quindi, il primo video. E ovviamente arriverà almeno un altro video dedicato a Pokémon Luna, in cui andremo finalmente a provare il nostro carissimo nuovo amico Litten. Quindi, signori, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un bel mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete questo video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.